Ok ragazzi, prima di iniziare il video volevo dirvi che abbiamo cambiato l'IP del TS, adesso è ts.geniusvetrinarianstone, scritto end.nuclear-network.eu. E se avete ancora l'IP vecchio vi consiglio di cambiarlo perché anche se vi fa ancora genare, tra qualche giorno non verrà più genare. Detto questo vi lascio al video. Oi cari tutti, ragazzi, io sono Genius29 e ci sono anch'io, Stone. Oi, chi di carezza, cari, io sono Genius Veterani. Siamo qui in questo nuovo video di Creativerse. Siamo qua insieme al nostro amico Shy, che brilla, tipo è brillante al buio, incredibile. E è insieme a Fogliolone, che stava dormendo prima, adesso sta qua. E vabbè, lasciamolo perdere. Comunque, dallo scorso episodio ci eravamo lasciati che dovevo raccogliere dell'ossidiana. L'ossidiana l'ho raccolta e l'ho già pure trasformata. E adesso questa ossidiana ci servirà per fare il teleport, che è questo coso che si fa con il teleport, con stone rod, magnetite e obsidian slab, che faremo dopo, perché come vedete ho smantellato un po' di roba perché quest'oggi andremo a farci finalmente una casa. E intanto qua ho trovato questa chest con del miele, dei cubetti di alveare, del carbone, uno stone pad. Ah ok, un passaggio. Ah, ma questa qua è una ricetta per farlo, incredibile. Ah, ho l'inventario pieno. Adesso dovrei trovare un bel posto dove andare a costruire casa. Oh, un altro tesoro laggiù c'è. Vediamo un po' se trovo un'altra ricetta. Pagine di giornale. Ah, questo qua può essere indossato dagli animali. Quindi aspetta, ti metto sto cappellino. Toh, tieni il cappellino. Bravissimo Shy con questo cappellino. E quindi adesso mi dai questo, la gunpowder, chi se ne fotte. L'altro pet, oddio, mi sono dimenticato di mettergli il follow. Vabbè, tanto dobbiamo tornare indietro per pigliare le cose nelle chest dopo, quindi prima o poi lo ritroveremo. Intanto qua passiamo in mezzo ai mostri notturni, che non ci attaccano, vero? Bravi, io vi evito, voi non mi colpite e siamo tutti quanti belli che tranquilli. E quello cos'è? Cosa sei tu? Io non ti sfido, però voglio sapere almeno come ti chiami. Ah ok, sei il Miru. Però sei quello artico. Va bene. E ormai ti sto sfidando, devi morire ormai, capito? Capito? Capito che devi morire, capito che devi morire? Cazzo vuole l'altro can... Dove siamo caduti? Oddio! E chi l'aveva visto che c'era sto precipizio? Sto coso non c'è crepa. Che minchia vuole sto qua? Ma vai via, maialino merdoso. Mangiamo un altro fungo, ammazziamo sto maialino merdoso. Bravissimo maiale. E ammazziamo Miru qua. Perché ti sei bloccato, eh? Eh? Hai paura di affrontarmi? Ti sei congelato? Che è successo? Perché sei immobile? Oddio, no, scherzavo, scherzavo. Sei forte, sei forte. Quanta vita c'hai? Ecco. Tanta vita da potermi ammazzare. E quando mai Genius non muore? Dato che siamo qua, direi di risvegliare il potere immenso del nostro fogliolone, che chissà dove sarà andato adesso. Mi sa che aspetta, ma ho un'idea. Per richiamare fogliolone mi basta fare un cazzo. Perché è sparito. Fogliolone è sparito, perfetto, c'è rimasto soltanto Shy. Fogliolone ormai è disperso. Chissà se prima o poi lo ritroveremo. Chissà, chi lo sa. Ridammi tutta la mia roba. Ok, comunque direi che in mezzo al ghiaccio non è proprio il posto migliore, perché appunto c'è il ghiaccio, potremmo morire congelati. Però adesso vorrei provare ad addomesticare una di queste papere di ghiaccio. Fanno danno, chi lo sa. Blizzard Cirrad. Non ci si mette nemmeno così tanto ad addomesticarlo rispetto al nostro amico qua. Però se continua a colpirci ci ammazza. L'avevo quasi preso. L'ho preso. L'ho preso da morto. Bello, bello. Abbiamo rimpiazzato Fogliolone. Il problema adesso è che ci hanno riammazzato. Dobbiamo tornare laggiù. Io volevo soltanto costruire una casa in questo episodio. Sono già passati 10 minuti e ancora la casa non si è costruita. Ti chiamiamo Zuanna.
Io direi di iniziare a posare un po' di roba. Quindi prendiamo la nostra fantomatica chest, la posizioniamo e mettiamoci un po' di merda dentro. Ah, poi abbiamo pure i pebble che se cuociamo possiamo trasformarli in rockstar rock. Quindi mi sa che adesso faremo questo. Ok, ci siamo liberati un po' l'inventario. Direi di piazzare la fornace e il processore proprio qua a fianco. Piazza questo, piazza questo. Nella fornace ci metto a cuocere questi. Come carburante mi toccherà usare questi che non so cosa siano. Direi di fare con il legno allora. Craftiamo tutto il legno possibile. Ok, adesso possiamo fare pure quelli colorati. Forse ce li fa fare direttamente perché abbiamo i coloranti, no? No, perché serve il pigmento che si fa nel processore. Bla 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 bla. Potrei levare la dead grass, che non mi piace per niente, e metterci la pietra sotto. La casa non so quanto grande farla, ma direi almeno un 10x10. Alleluia, ce l'ho fatta. Ho levato tutta l'erba che c'era qua, perché c'è un buco che era un bug. Adesso devo prendere della pietra e poi si può continuare il tutto. Lo so, è abbastanza piccola, ma ci sarà, se ce ne sarà bisogno la espanderemo, non è un problema quello. Eccola qua la stone, mettiamoci un po' a raccoglierla. Questa è limestone, non mi interessa, mi interessa solo la stone. Quindi ragazzi, sono un pochino qua sotto, più la stone, e poi continueremo a fare la casa. No, 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 via tu, via! Cristo signore, non mi venite ad ammazzare qua sotto in caverna. Non vi ho fatto niente di male, fanculo. Andate via, dove cazzo è un'uscita? Veloce. Che minchia volete da me? E vaffanculo però, mi ammazzano mentre sto qua! Porco due, stavo scavando la mia bellissima pietra, erano 300.000 contro. Ok, finalmente siamo tornati al nostro death point. Io direi di usare la tecnica della carlona. Scaviamo così verso il basso. Ci prendiamo direttamente il coso, perché so caduto, porco due, no. Che cazzo fo? Che cazzo fo? Come faccio a pigliare la mia roba là sotto? È vero, posso usare la bomba. E rieccoci in prossimità del nostro death point. E sapete io che fo adesso? Sapete che fo? Metto proprio qua. Ecco, ho sbagliato, volevo metterlo qua, vabbè. No, non mi dire che mi teletrasporta qua. Cazzo, io volevo metterne più di uno. Vabbè, la prossima volta mi toccherà tornare indietro e raccogliere le cose, va bene. Se io tipo metto la bomba qua sotto, esplode? La gente là sotto? No. Mi toccherà fare così un po' per volta allora, finché non crepano. Il problema è che qua non c'è nessun blocco sotto, quindi mi tocca metterlo, piazzare questo, farla salta in aria. Ecco, magari senza beccare pure me. E l'abbiamo uccisi. Alleluia. Ridammi tutto quello che c'è qua e tutto quello che c'è qua. Andate a cacare, bastardi. Mi volevate fregare? Vi ho fregati io. Perfetto, mo c'ho un buco vicino a casa. Ma vabbè, quelli sono dettagli. Adesso fatemi finire di mettere la pietra e poi concludiamo l'episodio, perché non ce la faccio più. Ho finito la pietra, non mi è bastata. E io ci avrei scommesso. Vabbè, vabbè ragazzi, in off camera finirò di mettere il pavimento e poi il resto lo continueremo in video. Comunque per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, iscritti. Vi piace la pagina Facebook che trovate in descrizione. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi.